Renato Adorno è l'instancabile presidente di questa instancabile Proloco di Arezzo. Tante iniziative, manifestazioni, ci siamo visti pochi giorni fa, torniamo a incontrarci oggi. Questo è un paese che è sempre in festa, Renato. Beh, è un paese vivo, è un paese dell'entroterra, un piccolo paese che si dà da fare per mantenere le sue tradizioni. Questa sera facciamo la saga della trota, come avevamo già parlato nelle precedenti interviste. Perché la festa della trota? Perché il fondo del paese c'è un torrente, Torrente Giara, che è ricco di questo pesce. E tanti anni fa l'ex presidente è venuto in mente di fare questa sagra. La sagra che è stata sicuramente una delle prime sagre che si sono svolte nella provincia di Imperia, quantomeno. E tutti gli anni attira tantissima gente. Di questo noi ne siamo contenti, anche perché è un momento in cui tutte le persone del paese si incontrano e c'è divertimento, c'è allegria. E tra l'altro è appena cominciato, ma vedo già il pienone nei tavoli, sia all'aperto che nella zona coperta, insomma. Sì, noi ci la gente ha risposto. Sì, la gente è venuta numerosa come in tutti gli anni. Noi ci aspettiamo che ne arrivi ancora, siamo pronti. Sicuramente, siamo solo all'inizio. Siamo solo all'inizio, siamo pronti per fare pienone. Da quello che vedo, comunque la serata sarà sicuramente positiva. E poi quando ci rivedremo qui a Arezzo? Ah, prestissimo, abbiamo manifestazioni a agosto, abbiamo manifestazioni a settembre e poi le zucche a ottobre, che è la conclusione di una stagione molto faticosa. Sagra dedicata alla trota qui a Arezzo, cucine che fervono di lavori, Francesco insieme a Dario, un amico ormai inseparabile, qua vicino ai fornelli lo troviamo sempre, Francesco. Al caldo, sì, con Dario abbiamo un grande progetto, no? Intanto vi porto i saluti di Boschetto a tutti voi e presto arriveremo a fare una cosa, ve lo dico, faremo il tour della provincia di Imperia, però non vi spiego i particolari. È una giornata bellissima, questa sera tantissima gente è da voi e questo non mi fa che far piacere. Siete un'organizzazione perfetta, avete una cucina meravigliosa, dobbiamo sfruttare per far conoscere anche oltre la frontiera italiana cosa sappiamo fare noi nell'entroterra e le nostre bellezze. Ote bugie budie, te ringrazio ovviamente che ogni tanto ti memuci perché mi sono nasciuto in Valle Impero, no? Però ti memusci carche Paola del resto, che è anche bella. O ti così, un minuto io spieghi in dialetto o in italiano? Allora, il menù è in italiano. Trofe al pesto, gnocchi di voragine con sugo di carne, trote alla piastra, trote al forno, rosso di vitello, peperonata e patate fritte. Poi ci sono due qualità di dolci, cremini e non dolce le nocciole. Ce n'è veramente per tutti i gusti, Dario, nessuno può rimanere scontento. Adesso lo vuoi in dialetto? Ravioli o sugo di carne, trofe con pisto, rosbifi con sugo, con la bagna, bravo, trite alla griglia, trito forno, peperonata e patate fritte. Allora che diamo a gente che prossimamente organizzeremo qualcosa che in tutti i paesi non l'hanno mai organizzato. Ti devi sempre stare in forma come ti sei. Mando un appello a Renato di Varazze, guarda che la cucina vera si deve fare qua adesso, Renato.
ti che ti parli un po' come che li deresso, perché vero le demendaglie, Renato? Allora famo qualcosa per stupire tutta la valada. E voi hai un'organizzazione perfetta. Dario, sono contento di essere qui con te anche io, e spero di fare anche tante cose belle insieme a te. Buon lavoro, eh! E dopo Dario abbiamo bloccato anche Eligio qua nella cucina, Francesco? Vuole aveva detto una frase, lascio in Trucarugio, che lì è una cosa stupenda, a infie. Ho guardato, che non sa ricordare, cioè, ma che sta trasmissione chi mi è che l'ho in tell'archivio di Imperia TV. Ma anche per fare il prossimo video sì, sicuramente, la prossima volta che la porto su e te l'offro come lo fa con Dario. Bene. L'hai visto Dario, no, quando ho offerto la trasmissione. Dato che vorremmo fare qualcosa di importante, no? Ma ti parli di dialetto del resto? Non me l'ha mai musciato, no? Ma in poti... Ehi. Non me l'ha mai musciato. Ma cosa ti sei di in dialetto ti? E mi ha di buonasera a tutti. Altro che io è proprio dialetto che lo ponga, altro che proprio. E poi cosa ti sei di poi, dopo buonasera a tutti? Qualcosa mangiai e bevei, che noi come proloco meno guadagniamo qualcosa. Ma mangiai e bevei tanto. Ti hai detto bene, beve un po' meno ma mangiai tanto, perché chi io mangiavo è veramente stupendo. Famo qualcosa di importante, perché so che ti stai facendo una cosa bella. Ah, non udiemo, però io presente emo. La novità è che sarà pronta fra mese e mezzo, due mesi. Sì. A noi vediamo questa lettera, altrimenti non sarà una novità, non sarà una sorpresa, ma sarà una bella sorpresa. Basta di che adiremo a cari montà. Bravo, a presto, ciao. E voi mi raccomando che ne mi hai da qua. Vieni a trovare, perché chi il divertimento le ha seguito e un mangiare è sempre buono. Sempre buono. Una buona serata a tutti voi, un abbraccio e un bacio alle amiche e agli amici questa sera con noi. Vada Nero e si va a valzer. Ecco le quali poverine coppie che aprono le danze. We'll be right back.
ballare insieme a me. Guarda come fa cadere, balla balla la mazurka, la mazurka spagnola, balla balla insieme a me. Guarda come fa cadere, e si gira. Dimmi bene come ti chiami, che non ho capito. Beatrice. Beatrice, un nome bellissimo. Ma ti piacciono le trote? Sì. Ah, e quante ne hai mangiate stasera? Una. Una sola, perché poi se no troppe fanno male, mi raccomando Beatrice. E un piatto di ravioli. Anche i ravioli. E le patatine. Qualcuno ha detto anche le patatine, eh? Non me lo stavi dicendo delle patatine, eh? Adesso aspettiamo il dolce, allora, va bene? Ciao, buona serata Beatrice. Buona serata, ciao. Forte mi dirai chi sei, mentre si balla alla casa te. Porque mi dirai chi sei.
stradelle che tu mi fai fare. Cara Rosina, cara Rosina, quelle stradelle che tu mi fai fare. Cara Rosina, le devi pagare. E qui comando io, e questa è casa mia. Ogni ti voglio sapere, ogni ti voglio sapere. E qui comando io, e questa è casa mia. Ogni ti voglio sapere, chi viene e chi va. Devi pagarle con sangue e sudore. Finché la luna, devi pagarle con sangue e sudore. Finché la luna la cambia il colore. E qui comando io, e questa è casa mia. Ogni di voglio sapere, ogni di voglio sapere. E qui comando io, e questa è casa mia. Ogni di voglio sapere chi viene e chi va. Di non sapere, ma
arrabbia perché tu non sei il mio, io per te avrei rubato il cielo e poi avrei donato il mondo a voi avanti per l'eternità. Qui sulla festa ci ha raggiunti anche il sindaco di Arezzo. Signor sindaco, un paese che si sa divertire, che sa far divertire, oltre anche alle tante iniziative che vengono fatte durante l'anno, all'impegno dell'amministrazione anche per mantenere questo territorio nonostante le difficoltà. Senz'altro, grazie alla Pro Loco, ai volontari, riusciamo anche con un numero esiguo di persone a portare avanti diverse iniziative a livello appunto turistico e di feste, di sagre, che senz'altro danno maggior visibilità al nostro piccolo comune e sperano di far parlare di Arezzo un po' in tutta la provincia. D'altronde la Sagra della Trota è proprio una delle feste tipiche che è iniziata qua a Arezzo, accompagnata da una gara di pesca a cui partecipavano i numerosissimi pescatori della provincia di Imperia. E negli anni purtroppo per mancanza appunto di personale gestire la gara era molto impegnativo e si è persa. La Sagra della Trota per fortunatamente è rimasta, si riesce a mantenere e porta un numero sempre maggiore di partecipanti indipendentemente da quello che succede in Vallata, a indicare forse anche che rispetto ad altre sagre non teme molto la concorrenza. Dobbiamo ringraziare innanzitutto i volontari della Pro Loco che con molto impegno ogni anno si adoperano per migliorare, per mantenere quella appunto che è una delle feste maggiormente da noi vissute e conosciute sul territorio della provincia. Un grazie sentito soprattutto a Imperia TV che è sempre presente e che ci supporta su tutte le manifestazioni, sia quelle appunto ricreative che quelle culturali che quelle economiche. Morbida, a volte frivola, sono la donna che sognavi e come fa. Venerà ad infanzio piccola, per rubare al posto quello che tu fai. Eccomi, arrivo subito, se sembro pronto a fare quello che tu vuoi. Morbida sarò, ma buona sarò, ma stupida lo sai, non sarò mai. Voglio stare tutti i giorni insieme a te. Morbida sarò, sarò buona, lo farò, non lo farò.
A volte frivola, sono una donna che sognava e era a me faccio piccola, ero rubare il posto quello che tu fai. Ecco il mio arrivo subito, sono sempre pronta a fare quello che tu vuoi. Renato, siamo arrivati verso la fine e c'è stato veramente il pienone, abbiamo visto aggiungere tavoli anche. Abbiamo aggiunto tantissimi tavoli, così penso, stimiamo che ci siano state più di 1000 presenze qua da noi.
onestamente è veramente una cosa fuori da ogni logica. Siamo contentissimi tanto per le persone che sono venute, che veramente tutte le volte che facciamo le feste ci danno la possibilità di esprimere quello che è la nostra cucina, il nostro posto, il nostro palco, e in più insomma è uno stimolo per andare avanti. Andare avanti, e naturalmente andremo avanti anche noi, Francesco, insieme a Arezzo, insieme a tanti altri amici. Abbiamo dei programmi e dei progetti bellissimi. Ne ho parlato lungamente con il nostro amico comune Gabriele Boschetto. Sicuramente faremo delle cose importantissime per lo sviluppo di questo bellissimo entroterra. Se qua adesso vi dico, amici, venite sempre numerosi, perché tanto lo spettacolo, il divertimento è assicurato. Ci siamo anche noi che vediamo la possibilità di parlare, di esprimere il vostro pensiero, di dire quello che voi pensate del nostro bello entroterra. Ora vi dico, quando vi chiamiamo noi da Imperia TV, veni numerosi, perché chi ha reso se mangia ben e se divertimo sempre. Alle vea? Alle verissima, alle verissima. Io vorrei veramente ringraziare Imperia TV per tutto il supporto che ha fatto in passato, che sta facendo e speriamo che continuerà a fare. Veramente ci date la possibilità ai piccoli enti come i nostri di avere un balcone su tutta la provincia e non solo. Quindi veramente un applauso a tutti voi che ci coccolate veramente sempre. Vi aspettiamo tanti, perché faremo delle cose importantissime. Ciao a tutti! Alla prossima! Oh, at the popular party.